Si narra che Destino utilizzasse questo luogo bucolico ed isolato per riposarsi dalle grandi incombenze quotidiane. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Sara Into the Woods. Oggi, vista la vicinanza con San Valentino, diciamo che mi sento un pochino più poetica e quindi ho deciso di raccontare una leggenda a sfondo romantico, ambientata in uno dei luoghi che personalmente amo maggiormente di questa zona, e cioè il monastero di Sambrucio, ancora molto poco, troppo poco conosciuto per quanto mi riguarda. Ora vi starete domandando se la leggenda ha un lieto fine. Siamo onesti, ne avete veramente mai sentita una? Parliamo del destino, dunque, un'entità controversa, con un'etica ferrea e intransigente. Esso si mostrava solamente a coloro che erano puri di cuore. A loro concedeva la possibilità di esaudire le proprie richieste. Si narra che un giorno una fanciulla lo invocò affinché salvasse il proprio amato in punto di morte. La preghiera della ragazza dal cuore genuino venne accolta, ma purtroppo l'idillio non durò a lungo, perché il giovane la lasciò, spezzandole il cuore. Fu così che l'innamorata dal cuore infranto tornò a Sambrucio, questa volta per invocare la propria di morte. E anche in questa occasione venne accontentata. Si racconta che in certe notti l'ombra del giovane colto dal rimorso torna a piangere nel monastero con la supplica di avere indietro la sua amata. Purtroppo, avendo fatto soffrire la fanciulla, il suo cuore è stato macchiato. E destino non aiuta i cuori impuri. Fortunatamente diciamo che i tempi sono cambiati, ora se un ragazzo afferma di essere sul punto di morte probabilmente ha solamente la febbre. Questa leggenda ci dimostra quanta potenza evocativa emani questo luogo. Ci troviamo a pochi chilometri da Magliano in Toscana, nel piano centro della Maremma Grossetana, e le rovine di Sambrucio si presentano improvvise in un'oliveta, destando un'inattesa ma inevitabile deferenza. Ma come mai tutto questo magnetismo? Di fatto, alla fine, se ci si pensa bene, di Sambrucio rimane solamente una parte del presbiterio, per intenderci la parte finale della chiesa, quella destinata al clero. Intanto ci troviamo nei pressi di un luogo leggendario e non ancora esplorato fino in fondo. Sembra infatti che Eva, la misteriosa città romana mai tornata alla luce, si trovasse non lontana da qui. È quindi ancora in piedi l'ipotesi che il monastero sia stato costruito sopra un preesistente tempio pagano. Inoltre, Sambrucio racchiude in sé differenti influenze artistiche, ciò lo rende un interessantissimo esempio di come le maestranze medievali si muovessero in questo territorio. Troviamo ad esempio un'analogia con Sarabano, monastero sito all'interno del Parco della Maremma, unico altro esempio in cui le decorazioni dei capitelli richiamano manifatture francesi, per l'appunto estremamente inconsuete nell'entroterra maremmano. Infine, l'indiscutibile fascino decadente dei resti del monastero, là isolati nell'oliveta, trasmettono la sensazione che l'incontro con il proprio destino, in questo luogo, possa non essere poi tanto improbabile.